tutte e due. Abbiamo sia un porta per trottare, quindi possiamo usare sia GoPro che macchine. In realtà siamo arrivati a montare fino a una Red Dragon che puoi fare movimenti in verticale. Ma producete anche gimbal per caso? Questo è il nostro primo prodotto concettore, abbiamo fatto a livello principale uno stabilizzatore meccanico, quindi solamente per i pesi, però poi siamo rivolti più al camera slider, però dandogli un valore aggiunto in più, che è quello di averlo motorizzato proprio come si vede nel video, si tirano via i motori con un click, tutte le assi sono, quindi sia il pan che il tilt possono essere utilizzati in maniera autonoma, possono essere montati su un altro slider, poi il pan e il tilt può essere montato su un altro, cioè nel senso è perché tanto gli attacchi sono sempre tutti, cioè c'è sempre la rete, la frontali che... Potete fare un following andando a settare i tre motori magari. Lo sto facendo proprio adesso, quindi può settare fino a 5 punti. Quindi io decido, magari vedo che l'interpolazione è un po' perso sul centro, oppure voglio settare un altro punto, che voglio settare un target 1 e un target 2. Ok. Quindi posso fare anche questo. Ah. Qua si smonta e quindi poi qua si lavora a livello manuale. E all'inizio il piccolo volano, ma qua noi l'abbiamo pensato più di altro da mettere una bella testa qui con una testa fluida, da poter poi fare solamente una coda. E poi montando questi due componenti, che quindi la vera testa di carne tilt, supporta sia, abbiamo detto, sia diciamo bridge che altri tipi di camera o anche videocamera eventualmente. Sì, ma anche la GoPro, perché si può attaccare. Esattamente, c'è un adattatore. No, non è, no, perché per fare i time-lapse, perché no? Viene pure una bella cosa. C'è anche delle regolazioni per cui a seconda di quello che vuoi montare decidere la spesa e soldi. Comunque c'è un principio di regolazione per cui anche macchine molto importanti possono stare. L'importante è cercare sempre il baricentro del movimento e l'assialità rispetto all'asse di rotazione dei due moduli. Quindi anche la GoPro può stare qui in cima e con una riconfigurazione dei moduli puoi mettere una ricerca. Anche perché ci ho sprecato solo perché le capacità di carico di questi motori li scelti per trasportare fino a 10 kg anche in verticale. Quindi la GoPro magari meriterebbe dei motori quasi più economici, perché non è... Beh, 10 kg vuol dire magari abbiamo fatto una Red Bull optional con display microfoni eccetera, abbiamo fatto dei test, quindi prima di dare le garanzie dei range di chilogrammi implementeremo le fasi di test e poi certificheremo la soglia entro la quale può sollevare forse. Dichiariamo 10, ovviamente sull'orizzontale, sul lineare può caricare anche una persona intera. L'abbiamo caricata, abbiamo messo una persona in piedi e 50 kg di ragazza, però le abbiamo fatto fare un po' piccola anche in qualità verticale, cioè, o un'altra storia. Il manuale non si può ora, il verticale è un'altra cosa. Come avete ammortizzato? No, non c'è una ammortizzazione, in realtà i giochi sono stati abbattuti nelle varie fasi di produzione che sono state anche lunghe. Ma sono i giochi così che sia un corpo unico, adesso vedi questo gioco perché c'è il gioco con la puleggia che è stata prototipata con delle tolleranze sbagliate. L'obiettivo è quello di diminuire i giochi così che se io sposto di un millimetro questo figuro qua, se sposto di un millimetro anche questo, c'è un corpo così tanto e unito che i motori non muovono completamente. Già allora lo fanno. La cosa principale con
che ben vedere ci sono questi componenti che sono stampati in 3D da una nostra stampante self-made, e quindi abbiamo delle tolleranze che dobbiamo limare artigianalmente. Invece siamo stati ovviamente per la produzione in CNC con analizzazione, piuttosto che in plastica e in POM, abbiamo le precisioni che merita l'industrializzazione poi del prodotto. Manderete tutto quanto in produzione quando? Allora, facciamo la raccolta fuori praticamente entro 2 settimane da adesso, perché la stiamo dichiarando a novembre, e ad un mese dall'inizio nella funzione ricevere i fondi partirebbe la produzione, che ha già i fornitori consolidati con cui abbiamo stretto, diciamo, partnership. Ok, d'accordo, grazie.